Cosa devo fare? Mente locale, ricordami più o meno la maggior parte delle porte chiuse o presunte tali che abbiamo trovato per strada. Perché ce ne sono, eh. Andiamo avanti. Se ci sono porte, sono dall'altra parte, anche rima. Quindi bisognerà andare in avanti. Ovvero, tutto il discorso che ho fatto, perché in teoria l'unica porta che non si apre è là sopra. Quindi andiamo a divertirci. Facciamo la prima prova. Non è questa, quindi bisogna andare più su. L'unica porta che è rimasta qui nel borgo dei non morti è questa qua. E c'era scritto nemico temibile avanti. Quindi se... no, non è neanche questa. Ma allora quale cacchio è? Il mistero si infittisce. Proviamo a fare la strada a ritroso, perché non ho la benché minima idea di dove possa essere la porta che dobbiamo aprire. Qua sotto c'era qualche porta, per caso. Ma porco di un Giuda, questa me l'ero proprio persa. Cacchiarozza, uno shortcut qui contro coglioni per il falò. Madonna santissima, proprio questo l'avevo completamente annullato. Possiamo usare le anime? No, però abbiamo la grande anima. Forse anche più di una. Vediamo se ci basta, così almeno ci... E mi sa che basta giusto giusto, eh. Ma dai, porca miseria. Per una scorreggia non possiamo livellare. Quality, il nostro nuovo amico. Per caso rispone al cinghiale? No. Ok, perfetto. Ci mancava solo dovermi risorbire il cinghiale. Non sarebbe stato il massimo della vita. Oddio, neanche sorbirmi tutti voi è il massimo della vita, se vogliamo essere sinceri. Ecco, cazzo. Madonna santissima. La compenetrazione. Cioè, non ne avete idea. Cioè, ogni stramaledettissimo muro si incastra alla spada, sempre. Dovunque e comunque. Mi si è spostato anche il microfono, non ho capito come ho fatto. Vabbè, come l'ho detto. Tanto il signor Quality non sta perdendo tempo. Ok, scendiamo qui adesso, che prima non l'abbiamo neanche guardata sta strada. Ah vabbè, c'era solo un drop, niente di che. Chiave misteriosa, bene. Siccome non abbiamo abbastanza chiavi perché da capire dove cazzo le dobbiamo usare. Tanto il nostro amico Quality sta facendo una strage. Madonna, ha ucciso qualunque cosa si muove. Questa gente mi fa estremamente comodo in queste situazioni. Oh, un altro segno di evocazione, tanto. Lange Doogie. Bel nome, complimenti. Merda, mi sto incastrando da solo, lo so già, infatti. Ulla. L'ha sentito questo, eh. E anche questo. Tutto continua a sentire campane su campane. E si va avanti, si continua ad ammazzare ogni essere umano. E non. Proseguiamo lungo questa strada per niente rassicurante. Voi moriteci male, se non muoio prima io. Bevo. Beve anche lui, ma penso che ci penserà il signor Lange Doogie. O Lang, non lo so come si pronuncia. Oh, ci hanno anche invaso, bene. Il problema è che siamo in 40 qui, quindi non so come andrà a finire, insomma. Ok, qua non ci posso andare. Anche se ci farebbe comodo, perché c'è un falò. Qua mi sa che... esatto, Quality ha già fatto i grandi culi. Oh, ecco lo speed. Ecco il nostro amico invasore. Prego, siamo in 3 contro 1. Come la mettiamo? No, credo che se la voglia delle gambe. Ok, c'è problema. Non c'è nessun problema. Faccia pure. Signor Quality, per cortesia, sicuri però, eh. Che fa? Vengo io o viene lei? Ma fate un po' come cazzo volete, va? Sto a corto di risorse. Abbiamo svuotato la zona. E direi che abbiamo 2 strade percorribili. Continuo a non capire... oh, bene. L'invasore se n'è tornato a casetta sua e noi torniamo agli affari nostri. Ma scusatemi, quel tizio là sopra tutto rosso... ah no, una macchia di sangue. Sembrava un altro invasore. Scusate, mi sono in corso i campionati mondiali di fisting.
quale do il mio contributo fondamentale. Nebbia, giusto? Ecco, prima ero convinto fossero prima i nostri amici Gargoyle. Che Dio ce la mandi buona. Siamo in tre, non è impossibile. Su, fatevi avanti. Vi aspetto con ansia. Perfetto! Salve signori Gargoyle! Mamma mia, l'inquadratura, che agonia! Non gli faccio un cazzo di danno neanche sotto tortura. Ascia coda di Gargoyle! Oddio, è vero! Li posso mutilare! Me ne ero dimenticato! Madò! Almeno me ne sono andato con... Se morirò almeno mi porterò qua dietro qualcosa di interessante. Uno è già andato, scudo dal Gargoyle addirittura, mi sa che mi sto facendo... Aia, le fiamme fanno male. È stato più facile di quello che pensassi. Decisamente. Ragazzi, stiamo andando come un cazzo di treno. Non posso chiedere di meglio dalla vita proprio. Quindi non c'è niente, saliamo qua sopra. Saliamo di gran carriera. Quanto cazzo è lunga sta scala? Così, per sapere. Cosa abbiamo qua sopra? Altri Gargoyle, ma questi mi sa che rimangono fermi. Grazie al cielo. E una campana. Felicità, addirittura. Io, nel dubbio, la suono. Vediamo adesso che cosa succederà, soprattutto.